Il 2020 ha cambiato profondamente il nostro modo di vivere, così come il nostro rapporto con i pagamenti innovativi, sempre più necessari per pagare online e in negozio. Dal punto di vista socio-economico, il 2020 è stato caratterizzato da una forte crisi dei consumi. In particolare, si stima che il calo in Italia sia stato di oltre il 13%. In questo contesto decisamente complicato, i pagamenti digitali si sono scoperti validi alleati dei cittadini contro la diffusione del coronavirus e hanno retto l'urto dell'emergenza diminuendo solo dello 0,7% per un totale di 268 miliardi di euro transati. Nonostante la lieve flessione, insomma, cresce, e non di poco, il grado di utilizzo dei pagamenti digitali rispetto ai contanti. Oggi in Italia un euro su tre passa per i pagamenti digitali. In particolare, entrando nel dettaglio delle diverse categorie, vediamo come la spesa e-commerce degli italiani è stata pari a 30,6 miliardi di euro. Con lo smartphone che per la prima volta ha superato il PC come device di acquisto online preferito, con oltre 15,6 miliardi di euro. I pagamenti tramite carta contactless sono in crescita del 29%, mentre è ancora più marcato l'incremento degli innovative payments che arrivano a quota 4,7 miliardi di euro transati nel corso del 2020. Nonostante i mesi di chiusura che ne hanno frenato la corsa, il contactless raggiunge gli 81,5 miliardi di euro di transato nel 2020. La sua crescita è spinta dall'ampia diffusione di carte e di terminali POS in Italia, ormai prossimi alla copertura totale, oltre che dalle maggiori cautele adottate dai consumatori per evitare il più possibile i contatti al momento del pagamento, così da ridurre le possibilità di contagio. Sono in forte crescita anche i mobile payment e i wearable payment in negozio, gli unici strumenti in grado di azzerare qualsiasi interazione fisica in cassa e anche per questo sempre più preferiti dagli italiani. A completare il quadro degli innovative payments ci sono i pagamenti da smartphone che avvengono in contesti diversi dal negozio. Questi sono utilizzati in particolar modo per ricariche telefoniche e pagamento di bollette o bollettini, ma anche per concludere pagamenti online appoggiandosi ad un mobile wallet e per fruire di servizi legati alla mobilità come parcheggi, taxi, biglietti del trasporto pubblico e sharing mobility.